Il Grande Fratello ha ormai riaperto i battenti. Le puntate si stanno rivelando ricche di eventi inaspettati e colmi di gossip, video. I concorrenti del reality show più seguito di sempre si sono già resi protagonisti di molteplici eventi, liti, discussioni, nuovi flirt, primi baci e anche squalificazioni clamorose. L'argomento che, sicuramente, sta generando maggiore sgomento riguarda, infatti, l'inaspettata squalificazione di Bai Edame, il concorrente di colore, che è stato accusato di bullismo a scapito della vincitrice del Grande Fratello spagnolo Aida Nizar. La coinquilina, entrata nella casa successivamente agli altri concorrenti, ha sin da subito generato molto scalpore. I video di Aida che stanno impazzando sul web. Aida è, infatti, una donna molto esuberante, appariscente e senza peli sulla lingua. Sin dal primo momento ha disseminato un po' di zizzania tra i concorrenti, arrivando a generare liti furibonde. Una tra queste è, sicuramente, quella avuta con Bai Edame, che ha poi portato alla sua eliminazione forzata, video. Dopo tale avvenimento, però, la donna non ha affatto placato la sua esuberanza, anzi. Un altro episodio è stato motivo di lite in casa. Mentre tutti i coinquilini erano attorno alla tavola per mangiare insieme una pizza, la concorrente spagnola ha pensato bene di cospargere della marmellata sulla sua pizza. Tale gesto ha indignato quasi gli altri commensali, che hanno subito iniziato a dirle che sembra quasi un affronto mettere della marmellata su una pietanza come la pizza, inventata in Italia peraltro. Spagnola, dal canto suo, non si è molto curata di tali parole ed ha continuato a mangiare come meglio credeva. Da lì in poi si è aperto un dibattito tra Luigi e Danilo che è andato parecchio per le lunghe. La canzone di Aida, tra queste ci sono frasi del tipo, io sono Aida ed ho un bel sorriso, oppure ancora, a me piace che gli uomini mi caschino ai piedi. Insomma, Aida è davvero un tornado che, finché rimarrà in casa, darà del filo da torcere a tutti i concorrenti. Ma non è tutto. Durante una puntata di Pomeriggio 5, la padrona di casa Barbara D'Urso ha mostrato a tutti il filmato virale di Aida che sta facendo il giro del web e di cui tutti parlano. Il video in questione ritrae la donna intenta a cantare una canzone inventata totalmente da lei e composta da tutte parole italiane che ha imparato e che ritiene importanti. Tra queste ci sono frasi del tipo, io sono Aida ed ho un bel sorriso, oppure ancora, a me piace che gli uomini mi caschino ai piedi. Insomma, Aida è davvero un tornado che, finché rimarrà in casa, darà del filo da torcere a tutti i concorrenti.